Di Compress Prism è un nuovo lavoro che presento per la prima volta qui alla Fondazione Modena Arti Visive ed è, diciamo, un'installazione video a due canali che in un certo senso lavora molto come un film. È un esperimento di narrazione che ho fatto nell'ultimo anno e mezzo partendo da una ricerca che continua in un certo senso i miei lavori precedenti con Autosecure Account e Persuasive System, dove ho cercato di capire l'evoluzione della società moderna in base ai meccanismi di controllo sociale, sorveglianza e la mediazione tecnologica. In questo lavoro, in The Compressed Prism, quello che ho fatto è stato cercare di focalizzarmi di più su quello che è la nozione del corpo e quindi andare a capire come la percezione del corpo cambia in base alle nuove dinamiche che si stanno instaurando nella terza modernità, come il corpo è diviso fra quello che è la realtà virtuale e la realtà fisica e come questa percezione in un certo senso influenza il modo in cui costruiamo la realtà che ci circonda. Quindi è un lavoro che parte dall'astrazione per spiegare una sorta di nuovo realismo e si sviluppa in diversi capitoli prendendo l'aeroporto come leitmotiv che spiega in un certo senso quello che è la security theater, che dal luogo ipersorvegliato come l'aeroporto, soprattutto in un contesto post-pandemico, si è spostato nelle strade. Il film non intende, ovviamente, come spesso accade nei miei lavori, dare delle risposte, piuttosto è un invito a porsi delle domande ed è un invito ad andare in profondità a chiedersi chi siamo e come possiamo percepire tali dinamiche e soprattutto si pone in un modo che possa favorire la presa di coscienza. A me quello che interessa è sempre creare appunto un rapporto col pubblico e cercare di lavorare in questo senso a livello di interpretazione. Infatti lo spazio qui alla Fondazione Modena Arti Visive è verde, è molto spoglio, perché quello che mi interessava era veramente cercare di spingere il pubblico in un luogo che possa essere riempito, nel vero senso della parola, con quello che sono le immagini poi che ognuno si può creare relazionandosi al film.